Una cattiva circolazione nelle gambe e nei piedi può essere la conseguenza di tanti piccoli fattori negativi, come per esempio uno stile di vita sedentario, fumare o avere dei livelli di colesterolo troppo alti nel sangue. Come capirai, quindi, gambe e piedi gonfi non sono semplicemente un piccolo inconveniente, ma sono un vero e proprio sintomo di qualcosa che non va. Per fortuna però, a livello nutrizionale ci sono delle vitamine e dei minerali che, se assimilate nel modo corretto, possono veramente ridurre e prevenire qualsiasi problema di circolazione a livello periferico. Andiamo subito allora ad esplorare quali sono le vitamine e i minerali essenziali per avere una circolazione ottimale nelle gambe e nei piedi. Alma Fisio, curare, non trattare. La prima vitamina che devi conoscere è la vitamina K2, che svolge un ruolo essenziale nella regolazione del calcio a livello delle arterie. Attraverso la vitamina K2, il calcio viene depositato nel minerale invece di formare quei coaguli aterosclerotici nelle vene e nelle arterie che poi possono portare alla trombosi. Scarsi livelli di vitamina K2 nel sangue possono contribuire a formare una rigidità arteriosa che può portare a un ridotto flusso sanguigno, specialmente nella periferia, nelle gambe. Puoi trovare la vitamina K2 nei cibi fermentati, ma in tanti altri prodotti di origine vegetale. La vitamina K2 è così importante e così essenziale per la salute che ne ho fatto un video specifico che puoi trovare cliccando qui in alto. Il secondo elemento di cui ti voglio parlare è un minerale che si chiama potassio. Potassio che gioca un ruolo fondamentale nella contrazione e nel rilassamento muscolare, e in questo caso nel rilassamento muscolare delle pareti dei vasi sanguigni. Gli stessi vasi sanguigni, infatti, hanno la capacità di costringersi e quindi aumentare la pressione interna o di dilatarsi e allargarsi riducendo la pressione sanguigna. Quando abbiamo bassi livelli di potassio, i vasi sanguigni rimangono sempre costretti, sempre più chiusi, aumentando la pressione interna e portando quindi a cattive conseguenze sia a livello circolatorio o periferico, ma anche a livello di sistema cardiovascolare in generale, portando poi alla pressione alta. Non è un caso infatti che i sintomi comuni di livelli bassi di potassio sono quelli legati ai crampi alle gambe o al sentirsi sempre stanchi. Se vuoi rimediare a questa cosa, se vuoi aggiungere potassio nella tua dieta, puoi trovarlo nelle banane, ma anche negli spinaci e nelle patate dolci. Terzo tipo di elemento, la colina. La colina già gioca un ruolo fondamentale in diverse funzioni corporee, ma in particolar modo è utile per la funzione sanguigna, perché agisce un ruolo fondamentale nella sintesi di alcune sostanze che vanno poi a formare i vasi sanguigni. In aggiunta, la colina è uno dei componenti essenziali dell'acetilcolina, un messaggero del sistema nervoso autonomo che è utile proprio per regolare la pressione sanguigna. Puoi trovare la colina sia nelle frattaglie degli animali, come per esempio nel fegato, ma anche e soprattutto nei fagioli, nei legumi, nei broccoli, negli spinaci, nella crusca d'avena. Quarto tipo di elemento, la quercetina. Quercetina che è un flavonoide potentissimo, specialmente presente negli alimenti di colore verde. È un notissimo antiossidante che può combattere l'infiammazione ed evitare la degenerazione dei vasi sanguigni, in particolar modo quei piccoli vasi che vanno poi a irrorare le gambe e i piedi. I livelli di quercetina alta nel sangue prevengono la formazione di coaguli, che poi possono essere proprio alla base delle vene varicose. Le migliori fonti di quercetina includono le mele, la cipolla, l'uva e anche tutta la frutta rossa. Quinto elemento, il magnesio. Magnesio, che gioca un ruolo fondamentale per la salute, è coinvolto in più di 500 reazioni metaboliche diverse all'interno dell'organismo. Gioca un ruolo fondamentale per la pressione, per il rilassamento dei vasi sanguigni e previene la formazione dei coaguli di sangue. Le fonti principali di magnesio sono tutte le verdure a foglia verde, ma anche i cereali integrali. Sesto elemento, la vitamina C. Vitamina C, che è forse uno dei più potenti antiossidanti in natura. Un elemento così essenziale proprio perché è necessario per la formazione del collagene, che è praticamente l'impalcatura di tutto il nostro organismo, anche dei vasi sanguigni. In aggiunta, la vitamina C migliora la produzione di ossido nitrico, una piccola molecola che trasformiamo dai nitrati presenti nelle verdure a foglia e che ci aiuta appunto a rilassare i vasi sanguigni e a migliorare la perfusione degli organi e delle gambe a livello periferico. La vitamina C è conosciuta per essere molto presente negli agrumi, ma puoi anche trovarla negli spinaci, nei pomodori e in abbondanza anche nei peperoni. Settimo elemento, l'acido alfa-lipoico.
L'acido alfa-lipoico è un componente organico con un potente potere antiossidante e gioca un ruolo fondamentale nella produzione di energia. Gli studi dimostrano che l'acido alfa-lipoico migliora la circolazione sanguigna, rilassa le pareti muscolari e può aiutare a prevenire e a curare le lesioni dei vasi sanguigni periferici. Puoi trovare l'acido alfa-lipoico nella carne rossa, ma anche in abbondanza nei broccoli, negli spinaci e in tutte le verdure a foglia verde. Un ultimo fattore, un ultimo segreto alla fine di questa rivelazione delle 7 vitamine più utili per la circolazione? Un elemento troppo spesso sottovalutato è l'esercizio fisico quotidiano. Anche camminare, anche fare una passeggiata di 30 minuti può veramente fare la differenza tra un problema di circolazione costante e progressivo e invece una vita sana senza gambe gonfie e senza piedi gonfi. Considera tutti questi aspetti, aggiungi queste vitamine all'interno dei cibi che ti ho menzionato e se riesci cammina almeno 30 minuti tutti i giorni per avere delle gambe sane, per avere dei piedi snelli e per evitare in tutti i modi le vede varicose. Se ti interessa sapere quali esercizi possono aiutarti maggiormente per le vene varicose, puoi trovare un video cliccando qui in alto. Prima di chiudere io ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo e se anche tu vuoi farlo puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati. Se non hai la possibilità puoi comunque aiutarmi in modo completamente gratuito mettendo un pollice in su e iscrivendoti al canale per fare parte anche tu di questa community che vuole cambiare il sistema sanitario, che vuole una medicina migliore, che ti spieghi realmente le cause dei problemi e che ti possa dare delle cure naturali. Per oggi è tutto, ciao e grazie!